Il Giovedì della Biblioteca è una lodevole pluriennale iniziativa del Comune di Colognola ai Colli che propone anche nel 2017 un ricco calendario di eventi culturali rivolti a tutta la popolazione. L'inizio è avvenuto quest'anno, il 20 gennaio, con la presentazione di un libro dal titolo Il nome di Dio è Misericordia, del celebre vaticanista Andrea Tornielli, che raccoglie le sue interviste con Papa Francesco sul valore della misericordia, al quale è stato dedicato l'anno giubilare 2016. Dopo i brevi saluti del presidente della biblioteca, Lorenzo Bellomi, e del sindaco Claudio Carcerelli De Prati, è stata data la parola all'autore. Riporto qui la prima parte del suo intervento, al quale sono seguiti gli interventi del folto pubblico. Cosa più a voi può interessare, anche se il sindaco mi ha già dato questo spunto ecumenico. Io brevemente vorrei però dire, anche se il giubileo è finito, ma il giubileo è finito, ma non è finito il tempo della misericordia, ha detto il Papa. Vorrei darvi, se mi permettete, qualche spunto che è legato all'intervista che è contenuta in questo libro, ma secondo me che ci aiuta a capire di più perché Papa Francesco insista così tanto sul tema della misericordia. Innanzitutto la misericordia non è un'invenzione di Papa Francesco perché la troviamo nei Vangeli e ha attraversato 2000 anni di storia della Chiesa. Però è vero che un'insistenza particolare su questo tema della misericordia la Chiesa ha cominciato a mettercela in maniera particolare da Giovanni XXIII in poi. Giovanni XXIII, ricorderete che disse: ora la sposa di Cristo preferisce abbracciare la medicina della misericordia piuttosto che la condanna. E allora la domanda che io mi sono fatto è perché, a partire non da Papa Francesco, ma da Giovanni XXIII in poi, la Chiesa ha cominciato a insistere così tanto sul tema della misericordia. E una risposta che mi sono dato e che poi secondo me trova conferma anche in tante affermazioni e testimonianze di Papa Francesco, ma non solo di lui, è questa. Vedete, fino a 50-60 anni fa chi nasceva si sente lo stesso, anche se è la stessa cosa, no? Fino a 50-60 anni fa chi nasceva nelle nostre terre, intendo soltanto il Veneto, ma intendo in generale in Italia e in Europa, generalmente, comunque nasceva in un contesto familiare, sociale e direi persino politico, che era tutto un po' informato di cristianesimo. Non c'era bisogno che i bambini andassero a catechismo per imparare a fare il segno della croce, come invece accade oggi, perlomeno l'esperienza mia, io abito in periferia a Milano, arrivano i bambini al catechismo della prima comunione che non sanno fare il segno della croce. Una volta i primi elementi della fede cristiana li apprendeva dal latte materno, dall'esempio dei genitori, dalla preghiera del rosario quotidiano. Una volta la domenica non si lavorava, più si era poveri e più se arrivava un povero a bussare un posto a tavola c'era, più si era poveri e più si accoglievano gli altri poveri. E anche se uno usciva da casa, usciva dalla famiglia, le leggi, i costumi, la società, era tutta più o meno naturalmente cristiana, più o meno, con delle eccezioni, però era così. Allora, in un contesto in cui la fede è già trasmessa dalle famiglie e in cui uno vive in un contesto già cristiano, la Chiesa ha gioco più facile a dedicarsi a mettere in guardia dai pericoli per l'anima, le condanne e tutto quello che ne consegue. Ma questo non è più la nostra esperienza. Da ormai vari decenni qualcosa si è rotto in questa trasmissione di valori, è quella che noi chiamiamo secolarizzazione, società liquida, da noi ancora un processo lento, ma già molto presente, molto presente. Allora, in un contesto come quello in cui viviamo oggi, dove uno non impara più la fede cristiana a casa, è
Io credo che i papi, tutti i papi da parte degli ultimi, a partire da Giovanni XXIII in poi, hanno sempre di più insistito sul tema della misericordia, perché coscienti che oggi parlare di misericordia, cioè mostrare il volto misericordioso della Chiesa, mostrare il volto di una Chiesa che si fa prossima, appoggia, per usare un'espressione di Francesco detta ai vescovi del Brasile nel luglio 2013, appoggia la propria guancia sulla guancia di chi soffre nel corpo e nello spirito, significa oggi annunciare nuovamente il Vangelo. Cioè oggi, per annunciare il Vangelo, tu devi mostrare questa prossimità, devi mostrare questo volto di misericordia. In effetti, a me ha sempre colpito una delle frasi più ricorrenti che trovate nei Vangeli. Io cito Luca 15:1-9. Sentite quante cose sono dette in poche righe. Si avvicinarono a lui, cioè a Gesù, tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, punto. Tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Cioè Gesù 2000 anni fa era inseguito da una folla di pubblicani e peccatori. Chi erano i pubblicani e i peccatori? Era gente che non era a posto, irregolare, probabilmente con situazioni non tutte presentabili, gente borderline, gente un po' fuori luogo, un po' fuori di testa, o comunque che aveva dolori, sofferenze, domande sulla propria vita. Questi cercavano Gesù, lo inseguivano pur di stare con lui, pur di toccarlo, pur di sentire la sua parola. Continua il Vangelo: i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ora, quando uno legge queste parole, pensa: chi sono i farisei e gli scribi? Oggi non ci sono più, sono figure che appartengono alla società dell'Israele di 2000 anni fa. Invece i farisei e gli scribi erano gli uomini di legge, gli uomini di dottrina, quelli che sapevano tutto, quelli che imponevano pesi sulle spalle degli altri e loro non li portavano, quelli che pregiudicavano tutto mettendosi in cattedra, mettendosi sul piedistallo, controllando le vite degli altri e dando istruzioni. Ecco, il Vangelo, e non Papa Francesco, ci dice che Gesù era seguito da una folla di peccatori che gli attirava come il miele attira le mosche, e che invece era continuamente sfidato, messo in difficoltà e poi sarà ucciso da chi sapeva già tutto, sapeva la dottrina, giudicava tutto e tutti e si metteva in cattedra. Questo lo dice il Vangelo, lo dice Papa Francesco. E ogni volta che leggo queste parole non posso non chiedermi se le comunità cristiane oggi attirano i peccatori, attirano la gente che non è a posto, oppure la respingono. Perché questo non è Papa Francesco, è il Vangelo. La cartina di tornasole è questa: se i cristiani oggi sono capaci di attirare chi ha domande sulla vita, chi non è a posto, chi ha una ferita, oppure no. Perché questo, dice il Vangelo, era ciò che Gesù faceva. E Gesù, questo brano di Luca, racconta la parabola e fa una domanda che a noi siamo abituati a sentirla e non ne capiamo la portata. Dice Gesù: chi di voi, se ha 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama amici e vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. E commenta: io vi dico, vi sarà più gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, vuol dire per qualcuno che decide di cambiare vita, per qualcuno che si rende conto che ha qualcosa da cambiare nella sua vita, per qualcuno che almeno ha un desiderio di cambiare qualcosa nella sua vita. Ci sarà più festa in cielo per questo che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Cioè per 99 giusti che si credono giusti. Ecco, uno si è così abituato a sentire questa parola: chi di voi, se ha 100 pecore ne perde uno, lascia le 99 nel deserto, che pensa che sia così. Io non sono esperto di pastorizia, ma pensateci un attimo: chi è che, se ha un gregge di 100 pecore e una gli scappa via, lascia le 99 nel deserto per andare a cercare quella che si è perduta? Io non credo che... Io penso che alla fine tu resti a
custodire nel 99. Non è che la logica dice così, la logica anche della Pastorini, che non me ne intendo, non lo so. Però che cosa ci dice questo? Che la logica di Dio non è la logica nostra. Dio vuole tutte 100 le pecore e dunque lascia le 99 per andare a cercare quella che si è perduta. Ora, quando Gesù parlava di 99 a 1. Se noi guardiamo la realtà oggi, forse i numeri si sono invertiti. Però la logica di Dio è quella di non darsi per vinto fino a che non raggiunge, fino a che non trova la pecora e la smarrita, cioè fino a che non riesce ad avvicinare, a toccare il peccatore. Questa è una prima icona della misericordia. Una seconda icona della misericordia molto bella, da cui è partito il Papa anche per la lettera alla fine del Giubileo, è quella che ci parla dell'episodio dell'adultera. Lì, sapete, gli scribi, i farisei fanno un passo in più, cercano di metterlo in difficoltà e dunque gli portano lì una donna adultera. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge, loro insegnano la legge al figlio di Dio, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Aggiunge l'evangelista, dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Questo è il Vangelo, non è Papa Francesco. Cercavano di metterlo alla prova. Una volta ha commentato il Papa in omelia, probabilmente a loro non gli importava niente dell'adultera, probabilmente loro stessi, magari qualcuno di loro era pure adultero, ma volevano metterlo alla prova. Perché? Perché se Gesù avesse detto, bene, lapidiamola, avrebbero detto, guarda, fa tanto il maestro buono, però questa donna l'ha ucciso. Se invece avesse detto, poverina, perdoniamola, lasciamola andare, avrebbero detto, non rispetti la legge. Comunque Gesù avesse risposto, l'avrebbero messo all'angolo. C'è un modo di formulare domande, dubbi, che non sono domande o dubbi, che sono un modo per mettere all'angolo l'interlocutore. Cioè non partono da una domanda, partono dal fatto che tu sai già tutto, che tu sai già tutta la legge. Bene, che cosa fa Gesù? Siccome sapeva che volevano fregarlo, non dice niente e non risponde. Si mette a terra a scrivere. Nessuno ci dice, il Vangelo non ci dice che cosa scrivesse sulla sabbia. C'è una, ve la dico che è una cosa da prendere con le pinze, c'è una mistica, Maria Valtorta, che ha vissuto tutti gli episodi del Vangelo, che dice che in quell'occasione Gesù si è messo a scrivere sulla sabbia i nomi di quelli che c'erano lì e accanto i loro peccati. Però non lo sappiamo, scrive sulla sabbia. Allora questi insistono. Gesù, siccome insistevano, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Commenta il Papa, si vede che erano quelli che nel conto della banca del cielo avevano il conto più lungo di peccato. Per primo se ne vanno i più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là nel mezzo. Pensate, solo lei non ha mai detto di essere innocente. Non è che ha detto io non ho peccato. Non è che ha detto io non ho commesso adulterio. Non è che ha detto io sono nel giusto, la donna. Solo lei di fronte a Gesù. Lei di fronte a Dio. Gli altri se ne sono andati tutti. Allora Gesù si alzò e disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno, vai d'ora in poi non peccare più. E in questo caso Gesù supera la legge, non applica la legge di Mosè, la supera e perdona questa donna. Aveva incrociato il suo sguardo, aveva letto nel suo cuore. E commenta il Papa, quanti di noi forse meriterebbero una condanna e sarebbe anche giusta, ma lui perdona. Con una misericordia che è, qui il Papa fa un esempio, usa un'immagine, che è come quando noi in cielo guardiamo una notte stellata, tante stelle. Se avete presente una bella notte stellata dove si possono vedere le stelle e contare le stelle, immaginate che le stelle siano i nostri peccati, noi li sappiamo, ci conosciamo e sono tutti lì e li vediamo tutti. A un certo punto viene la prima luce del mattino, con tanta luce che di colpo le stelle non si vedono più. Quando sorge il sole, le stelle non si vedono più. Così, dice il Papa, è la misericordia di Dio.
una grande luce di amore, di tenerezza, perché Dio non perdona con un decreto, ma con una carezza. Lo fa carezzando le nostre ferite di peccato, perché Lui è coinvolto nel perdono. E ancora, con questo stile il Papa, Gesù fa il confessore, dice il Papa, non umilia la donna adultera, non le dice cosa hai fatto, quando l'hai fatto, come l'hai fatto, con chi l'hai fatto. Le dice invece di andare e di non peccare più. È grande la misericordia di Dio, è grande la misericordia di Gesù. Una terza icona, che secondo me è uno dei passi più belli del Vangelo, è molto liberante per noi, è il caso di Luca 19:1-8, il caso di Zaccheo. La storia la conoscete, dice l'Evangelista, entrò nella città di Gerico Gesù e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Qualche dato: questo Zaccheo doveva stare sulle scatole veramente a tutti, era il capo dei pubblicani ed era ricco, era quello che faceva l'esattore delle tasse, cioè prendeva i soldi per conto dei romani, ed era ricco, dunque evidentemente un po' di queste tasse gli restavano attaccate sulle mani, non doveva essere onestissimo in tutto, ecco, diciamo così. Per cui era la persona più odiata, immaginate la persona più odiata, non so oggi che esempi si potrebbero fare, ma meglio non farli, ma... No, perché una volta sono stato invitato in una parrocchia, sempre qua in Veneto, da uno che non lo sapevo, era un dirigente di Equitalia. Io sono andato avanti, poi ho detto, oggi si potrebbe dire, forse è un dirigente di Equitalia, il vero. No, però, per dire, però immaginate, la persona che è più odiata da tutti, è guardata male da tutti in paese, e quando passa, cioè tutti lo guardano male. Questo qui però era basso di statura. Allora corse avanti e per uscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Qui una cosa interessante, Zaccheo, il Vangelo non ci dice che fosse in preda a una crisi esistenziale, non ci dice che fosse pentito dei suoi peccati, non ci dice che fosse al compimento di un lungo percorso penitenziale con vari direttori spirituali, e non ci dice che portasse il cilicio, no, anzi aveva soltanto un po' di sana curiosità e sceglie una modalità di entrare in contatto con Gesù che non è quella di coinvolgersi, perché è vero che era piccolo di statura, ma uno piccolo di statura talvolta si intrufola meglio tra la folla. Pensate al caso del Vangelo di quella donna che va alle perdite di sangue, riesce solo a toccare il lembo del mantello e viene guarita. Invece Zaccheo va su un albero tra le foglie per guardare dall'alto. È un atteggiamento che il Papa definisce più volte quando parla dei giovani, balconear, cioè stare al balcone, come chi guarda sotto una processione, una sfilata, stando alla finestra. Non ti coinvolgi, lui dice sempre ai giovani, non state a balconear, scendete per strada, sporcatevi le mani e coinvolgetevi con la realtà, non state alla finestra della vita. Zaccheo sa la curiosità, ma sta alla finestra della vita, perché tu dall'albero vedi chi passa, ma puoi non essere visto, puoi stare nascosto, non ti coinvolgi. E ricordatevi, il Vangelo non ci dice che quest'uomo fosse pentito. Che cosa accade? Che Gesù passa per di là, alzò lo sguardo e gli disse, Zaccheo, scendi subito. Non è che gli fa una lezione di teologia. Non è che gli fa l'elenco dei peccati, che gli vomita i peccati, non è che usa il linguaggio che tanti sedicenti cattolici oggi usano sui social media, usando linguaggi di odio, di distruzione, di denigrazione di altre persone, che siano cattolici o non cattolici non mi interessa. No, lo guarda e gli dice oggi vengo a mangiare a casa tua. Immaginate, il più odiato del paese, arriva il profeta, arriva Gesù Cristo, arriva il figlio di Dio e dice oggi vengo a mangiare a casa tua. Di te che sei l'appestato del paese, il più considerato da tutti il peggiore, il più peccatore e anche il più disonesto. Infatti lui scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, non solo gli scribi e i farisei che per mestiere mormoravano, ma tutti dissero: è entrato in casa di un peccatore. Mio Dio, non si fa.
ha rotto Gesù tutti gli schemi, le convenzioni e le tradizioni del suo tempo. Non si fa. E che cosa accade? Continua il Vangelo. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. Si vede che se l'ha detto qualche sospetto ce l'aveva. Guardate che questa è una conversione vera, grande, forte, perché tocca il portafoglio. Metà dei miei soldi ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. Dunque Zaccheo, qui c'è una conversione vera, forte, ma vi chiedo di fare attenzione alla dinamica descritta in questo Vangelo. La conversione, e anche la conversione che tocca il portafoglio, non è un prerequisito, non è una condizione, una precondizione per incontrare il perdono e la misericordia di Gesù. È una conseguenza dell'incontro con Gesù, del suo sguardo, della sua chiamata. Lui ha chiamato per primo, lui ha abbracciato per primo, lui ha compiuto il gesto per primo di andare a casa di quest'uomo, e quest'uomo, sentendosi amato, abbracciato e perdonato, si è convertito in maniera così radicale. Perché dico che è liberante? Perché non dobbiamo pensare che la misericordia di Dio, il perdono di Dio, sia sempre per forza l'esito e la conseguenza di una serie di atti che noi abbiamo immaginato, concatenato. Per incontrare Gesù e la sua misericordia basta un po' di curiosità, basta essere lì quando passa. In questo senso è bello, perché non ci sono tantissime precondizioni. E ancora, sto finendo, pensate anche all'altra parabola che a noi fa così tanta difficoltà. Quella che quando io ero ragazzo, giovane, si chiamava la parabola del figlio al prodigo, che adesso viene chiamata ai liturgisti la parabola del padre misericordioso, e che immagino fra 20 anni sarà la parabola del fratello incazzato, ma è sempre la stessa. I personaggi sono sempre gli stessi, non so perché cambiano nome, ma è così. Basta sapere di che cosa parliamo. Io quando sento la parola del padre misericordioso devo ragionare un attimo qual è, perché ho sempre conosciuta come figlio al prodigo. La sapete, la racconta Gesù? Due fratelli, uno chiede al padre: dammi tutto, dammi tutti i miei averi, prende e va via, e in men che non si dica ha dilapidato tutto, donne, vino, gioco, e si trova sul lastrico senza niente, così povero che è costretto a portare a pascolare i porci, a mangiare le carrube che mangiano i porci. E quando, come capita nella vita, quando uno raschia il fondo del barile, quando uno tocca il fondo, si fa delle domande vere e fa una constatazione realistica e dice: a casa di mio accoglimi perlomeno come un servo. E che cosa accade? Che lui arriva e il padre è già lì che lo aspetta. E quando lui arriva davanti al padre, bellissimo, il padre quasi non lo fa parlare, lui dice: ho peccato, ma il padre lo abbraccia. C'è quel quadro stupendo di Rubens con il Dio padre che accoglie il figliol prodigo, il padre che accoglie il figliol prodigo, e ha le due mani che sono dipinte in maniera diversa una dall'altra, perché una è una mano maschile, un'altra è leggermente femminile, mettendo in qualche modo in evidenza le caratteristiche paterne e materne della misericordia di Dio. E che cosa succede? Che il padre non è che lo rimette tra i servi, anzi, fa festa perché questo figlio è tornato, lo perdona, lo riaccoglie come figlio, provocando la reazione un po' incazzata di quello con il quale generalmente noi ci identifichiamo, e cioè il fratello maggiore. Questo qua non ha dilapidato i soldi, è sempre stato piuttosto bravo, ha lavorato col papà, torna a casa, vede che si sta facendoci un po' di casino, un po' di festa, e dice: ma cosa è successo? E fa: è tornato tuo fratello e tuo padre sta facendo festa. Che va da suo padre e dice: io sono sempre stato buono, bravo e così, e a me non hai mai dato neanche un capretto per far festa con i miei amici. E lì c'è la risposta del padre, che è una risposta data a tutti noi. Perché il padre non soltanto riaccoglie il figlio come figlio, ma dice:
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Lì, con quelle parole, Dio restituisce a noi i nostri fratelli peccatori, come fratelli. Ci dice di accoglierli come fratelli. Una decina d'anni fa, in una scuola di Milano, hanno dato questo... un professore di religione ha spiegato questa parabola e ha chiesto ai bambini, ai ragazzi, di fare un tema libero rivivendo questo brano del Vangelo. Nella stragrande maggioranza dei casi tutti hanno cambiato il finale, cioè il figlio del prodigo torna, il padre lo riempie di legnate e lo manda a lavorare con i suoi servi. Ho fatto la domanda al Papa su questo, lui ha detto, beh, è naturale, noi pensiamo così, noi tutti avremmo fatto così. Per noi e per la nostra giustizia umana, la misericordia di Dio è una cosa che è troppo, non la capiamo, va contro la nostra idea di giustizia. Però grazie a Dio, Dio è Dio e non ragiona secondo le nostre, il nostro criterio di giustizia. E allora io credo che il grande messaggio che ha dato quest'anno della misericordia e che continua a venire non ha nulla a che fare, come si dice, con il buonismo, non ha nulla a che fare con il fatto che si dica allora così tutto è uguale, il bene, il male, il peccato non è più che peccato, ma chi l'ha mai detto? L'insistere sulla misericordia, che non è un'invenzione di Papa Francesco, perché io ho capito veramente quel brano lì del Vangelo del figlio al prodigo lo scorso 3 marzo, quando sono andato a presentare questo libro nel carcere di Padova insieme con il vescovo, e la scelta del vescovo e del cappellano del carcere era stata di fare l'incontro non con i detenuti del reparto protetto speciale, che sono quelli che sono dentro per i reati più turpi, generalmente di natura sessuale, sono quelli che devono essere protetti, non perché scappano, devono essere protetti dagli altri carcerati, se no li picchiano. E quando era proprio il giorno, era un sabato, non ricordo se il 3 o il 5 marzo, era un sabato, e quel giorno lì, il giorno dopo, la domenica, c'era proprio questo Vangelo, loro avevano già fatto la messa. A un certo punto si alza uno che ha avuto 60 anni, si chiama Claudio, io non so perché reati fosse dentro, ma tra le varie cose lui dice, io quando leggo questo brano del Vangelo non posso non pensare a ciò che è accaduto, che ho fatto io a mio papà, perché gli ho mandato in rovina l'azienda, ho mandato sul lastrico tutta la famiglia. Evidentemente non era dentro per quello, se stava al reparto protetti aveva fatto anche altro, ma... E dice, io adesso ho cominciato da pochi mesi ad avere i primi permessi per tornare a casa una volta ogni tanto, un fine settimana. E ancora non mi capacito come sia possibile che mio padre, che ha 94 anni, con tutto quello che gli ho fatto, quando torno a casa mi abbraccia e mi accoglie. Lui lo diceva quasi piangendo. Ecco, la misericordia di Dio è qualcosa che entra a questo livello. E la misericordia di Dio è qualcosa che ha a che fare con il cuore dell'evangelizzazione. Perché oggi alla gente che non crede, alla gente a cui non interessa niente, alla gente che pensa soltanto ai soldi, alla gente che sembra non avere più valore, però alla gente che non trova nessuno che la ascolti, perché oggi noi viviamo in una società in cui tutti parlano, tutti scrivono sui blog e sui social, ma non trovi più nessuno che sia disposto a perdere tempo per ascoltarti, a perdere tempo per piangere perché tu gli possa piangere sulla spalla, a perdere tempo per condividere magari in silenzio un momento di dolore che uno attraversa. Ecco, oggi il volto della misericordia di Dio e il volto misericordioso della Chiesa è il modo con cui si annuncia il Vangelo. E questo secondo me è molto chiaro nelle scelte che il Papa fa, che ha fatto con i suoi viaggi, che ha fatto con le sue testimonianze, nel modo anche con cui fa il Papa. È molto chiaro. Vedete, finisco con 2 citazioni. La prima tratta dal discorso ai vescovi della Cattedrale di Città del Messico, era a febbraio, era più o meno un anno fa, a Città del Messico, il Papa ha detto... La Vergine di Guadalupe è stato il filo rosso di tutti i suoi discorsi in Messico, sapete questa immagine mariana bellissima di questa Madonna che è diventata l'emblema dell'identità latinoamericana, perché è una Madonna meticcia, dell'incontro tra i popoli indigeni e i conquistadores.
Dice: la Madonna di Guadalupe ci insegna che l'unica forza capace di conquistare il cuore degli uomini è la tenerezza di Dio. Ciò che incanta e attrae, ciò che piega e vince, ciò che apre e scioglie dalle catene non è la forza degli strumenti o la durezza della legge, bensì, sentite che bello, la debolezza onnipotente dell'amore divino. Debolezza onnipotente è un ossimoro, è una cosa impossibile, come Vergine Madre figlia del tuo figlio, nel famoso cantico di Dante. Come può essere una cosa debole e onnipotente? Eppure nel Dio cristiano, in Gesù Cristo, c'è la debolezza onnipotente, perché l'onnipotente, l'infinito Dio, è diventato un bambino, un neonato dipendente dalle cure di un papà e di una mamma, come ciascuno di noi è stato, bisognoso di tutto. La debolezza onnipotente di Dio, che è la forza irresistibile della sua dolcezza e la promessa irreversibile della sua misericordia. Ecco, a me del tutto il dialogo con il Papa, uno degli esempi, è pieno di aneddoti, di esempi, uno degli esempi che mi ha colpito di più, perché secondo me dice molto oggi a noi cristiani sullo stile, ai cristiani sullo stile da avere, è questo. Quando Bergoglio era il rettore del Collegio Massimo in Argentina, là dove si formano i giovani gesuiti, Collegio Massimo di San Miguel, era a 60 km circa da Buenos Aires, una grande struttura, lui aveva fatto un'azione per le vocazioni, insomma, che aveva avuto successo, perché erano più di 100 sti ragazzi e non sapeva come dargli da mangiare, perché la maggior parte veniva da famiglie povere che non potevano pagare una moneta per il loro sostentamento, ed è per questo che aveva cominciato ad allevare i maiali, le mucche, e lui stesso, che era il rettore, dava il buon esempio ed era lui per primo che andava a pulire il recinto di maiali e dargli da mangiare. Aveva in un deposito, aveva aperto una cappella che era aperta a quel quartiere della città dove loro c'erano, dunque che si trovava lì vicino, dunque facevano la messa, celebravano i sacramenti e la gente andava. Mi dice il Papa: c'era una giovane donna abbandonata dal marito, perché tutte le situazioni non è che sono uguali nella vita delle persone, abbandonata dal marito con due bambini piccoli, che alcuni mesi all'anno riusciva a lavorare, e i mesi in cui non riusciva a lavorare si prostituiva per dare da mangiare a questi figli. Però questa donna frequentava questa cappella, si avvicinava ai sacramenti, e dice Bergoglio: noi cercavamo di aiutarla come si poteva, ma neanche loro avevano da mangiare, per cui gli facevamo arrivare qualche pacco della Caritas quando c'erano le feste. E dice: un giorno sotto Natale viene a cercarmi al Collegio Massimo tenendo per mano, in una mano non nell'altra, i due bambini piccoli. Arrivano, mi chiamano, lei cerca del parroco, per lei era il parroco, anche se Bergoglio non era parroco, scende perché stava al piano superiore, e lei gli dice: sono venuta a ringraziarla. E Bergoglio dice: ah, ha ricevuto il pacco di Natale con i doni della Caritas. E lei fa: sì, l'ho ricevuto, ma la ringrazio anche per questo, ma non sono veramente venuta per questo. Io sono venuta a ringraziarla perché lei, durante tutto questo tempo, non ha mai smesso di chiamarmi signora. Cioè, per questa donna, più ancora dell'aiuto materiale, era stato importante che il prete, pur sapendo la vita che faceva e anche perché lo faceva, non avesse mai smesso di chiamarla signora. E questo ci dice che cosa significa annunciare il Vangelo oggi, che significa mostrare il volto e la misericordia di Dio e il non venir mai meno del rispetto e della dignità che è dovuta a ogni creatura e a ogni persona in qualsiasi situazione si trovi a vivere. E credo che un cristiano, di qualsiasi cosa parli, deve sempre dire la verità, ma quando parla, se nel parlare non fa trasparire questo volto della misericordia e del rispetto per la dignità per ogni persona, farà discorsi dottrinalmente perfetti, politicamente efficaci, culturalmente attrezzati, ma non annuncia il Vangelo. Il Vangelo lo annunci se tu fai capire a ogni persona, qualsiasi sia la condizione, che è amata da Dio e che Dio è lì con le braccia aperte che ti aspetta, se soltanto tu sei disposto a fare un passo verso di Lui.